tutti i passaggi a loro. Breve bilancio della partita, sì, Emiliano. Sì. I momenti chiave secondo te? Ma i momenti chiave, noi non abbiamo fatto una buona partita, noi non abbiamo tenuto un ritmo alto, non riuscivamo a giocare, devo dire non abbiamo fatto la prestazione, non riuscivamo a lottare, non riuscivamo, arrivavamo sempre dopo sulla palla, quindi e se vogliamo una domenica da dimenticare, una partita dove non abbiamo espresso un gioco, non abbiamo espresso nulla, quindi se vogliamo, non voglio dire che il risultato sia giusto, ma il Cuneo ha fatto una buona partita e diciamo insomma che comunque ha meritato la vittoria. Non siamo stati bravi, non abbiamo assolutamente fatto nulla per vincere la partita. Solita mancanza, tra virgolette, di peso offensivo. Stavolta, secondo te, si è aggiunto anche qualche altra cosa, forse? Ma oggi non abbiamo fatto bene nessun reparto, non abbiamo fatto bene da nessuna parte. Perché comunque possiamo non avere peso offensivo ma giocare bene la fase difensiva, non abbiamo fatto bene né uno né l'altro, quindi se vogliamo siamo stati apatici, siamo stati senza
senza mordente, senza tenacia, senza determinazione. Ripeto, una insieme forse a quella con la Lacquaise, la partita più brutta, la prestazione più brutta, ecco, chiamiamola la prestazione più brutta di questo girone d'andata. Abbiamo due giocatori in meno, diceva di capire, che sono Borella e Beltrani. Sì. Oggi forse un po' c'è trovato l'assenza di Beltrani, si è sentito, non so che non possono farci altrimenti, però bisognerà forse segnare qualcosina. Ma sicuramente dovrò rivedere qualcosa, perché comunque Graziano era e spero che continui a esserlo prima possibile da qualche altra parte, un giocatore importante. A lui vanno i miei in bocca al lupo, anzi mio in bocca al lupo, perché si è dimostrato sempre un ragazzo partecipe alla causa. Per quanto riguarda dal punto di vista tecnico-tattico, è una pedina importante che ci mancherà, ma ovvieremo, cercheremo di ovviare a questa situazione. Sarà compito mio trovare delle soluzioni adatte. Abbiamo iniziato comunque con una squadra, pensavo, equilibrata, perché comunque erano 4-4-2, ho fatto giocare Vacirca con Patierno per dare più peso all'attacco. Però insomma non ci siamo dimostrati comunque molto equilibrati, nonostante io pensavo potesse essere così. Brando, si può dire che sono stati fatti in settimana dei tagli o sono soltanto degli aggiustamenti in funzione di un futuro migliore? Sì, diciamo che parlare dopo la sconfitta sembra sempre di doversi giustificare, io invece dico solo questo: nel periodo nel quale si aprono i mercati, come adesso, c'è sempre un po' di andirivieni in tutte le società, in tutte le categorie. Noi abbiamo deciso, la dirigenza ha deciso di limitare la rosa, perché era ritenuta abbastanza numerosa, e per cui sta facendo qualche ritocco. Per ora, in definitivo, c'è soltanto Borella e Beltrami, quindi per ora è finito qui. Non penso che sia per questo che siamo qui a commentare una sconfitta, perché la sconfitta è venuta in quanto abbiamo preso un gol su una mezza autorete che avete visto, e poi abbiamo attaccato tutta la partita, ma senza un punto di riferimento là davanti facciamo fatica, come tutte le squadre. Parlavo con un loro giornalista che diceva che oggi Zenga, che pur non ha incantato, ha tenuto su molti palloni, per cui l'importanza di una punta centrale è effettivamente notevole. Per cui io direi, non penso che c'entri molto il fatto che in settimana abbiamo fatto qualche allontanamento, qualche sospensione di giocatori per il momento, e con quello che è successo in campo. In campo io penso che la squadra comunque ha dato tutto dal punto di vista della volontà, poi è chiaro che vengono fuori alcuni limiti, noi abbiamo giocato con molti giovani anche oggi, avete visto, e vabbè, il 2-0 ormai è venuto a tempo scaduto, per cui la sconfitta ci stava tutta, anche se qualcuno ha soltanto badato a limitare dopo aver ottenuto il risultato. Ma la politica di alleggerimento è una cosa che continuerà? Io faccio il direttore sportivo, per cui non mi occupo di alcuni aspetti economici, per cui si parte dall'aspetto economico e poi si decide cosa fare. Per il momento la società non mi ha detto altro, quindi direi che per il momento non ho novità da quel punto di vista. Dovrebbe fermarsi così? Mi auguro che si fermi così, sì. Anche perché, a dire la verità, io avrei chiesto qualcuno in entrata più che in uscita, perché se vogliamo salvarci bene, insomma, la squadra va magari ritoccata e rinforzata. Comunque so che il presidente con i suoi soci sta riflettendo sul da farsi. Ho capito. Grazie. Va bene, grazie.